I pomodori neri sono pomodori coltivati appositamente o in qualche caso geneticamente modificati in modo che la pelle esterna diventi di un colore viola molto scuro o blu scuro, mentre la polpa assume un colore che va dal rosso scuro nero al violaceo. Anche se il frutto quando inizia a formarsi è di colore verde, come tutte le altre varietà di pomodori, man mano che matura diventa sempre più scuro. Il pomodoro nero deve il suo colore all'alto contenuto di antocianine e licopene, un carotenoide che è un potentissimo antiossidante. Le antocianine presenti nei pomodori neri aiutano contro i tumori. I semi del pomodoro nero sono oggi facilmente reperibili, essendo abbastanza diffusa la coltivazione sia nei vivai tradizionali che in negozi online di sementi. Tre varietà di pomodori neri sono coltivati anche a Nocera Inferiore dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Black Crimea, un pomodoro di eccellenza preferito da molti chef del mondo, il Paul Rebelson, altamente saporito e ricco di sostanze nutrizionali, e l'Indigo Rose, ottenuto da incroci naturali tra varietà diverse di pomodori neri e altamente protettivo per la salute. Tra i maggiori benefici per la salute umana si evidenzia una forte azione antiossidante, maggior fluidificazione del sangue, una maggior protezione contro le patologie coronariche e sono essenziali per la salute delle mucose, stimolanti per il sistema immunitario. I pomodori neri rappresentano un buon alimento da tenere in considerazione contro l'artrite e contribuiscono ad una maggiore digestione, contrastando la disidratazione.